La leggenda di Stingy Jack. Tanto tempo fa, nella verde Irlanda, viveva un uomo conosciuto come Stingy Jack. Jack era un fannullone, ubriacone e, cosa più importante, un furbo manipolatore. Passava le giornate nei pub a bere e ingannare chiunque incontrasse. E la sua reputazione si diffuse così tanto che persino il diavolo in persona decise di andare a trovarlo. Era una notte di Halloween quando Jack entrò in un vecchio pub, come faceva di solito, per bere. Quella notte però, tra i commensali, si trovava un ospite speciale. Il diavolo, davanti a lui, con un sorriso sinistro e gli occhi che brillavano di fuoco, c'era il diavolo in persona. «Sono venuto a prendere la tua anima, Jack!» disse il diavolo con la sua voce profonda e inquietante. Jack, seppur spaventato, non si perse d'animo. Sapeva che doveva pensare in fretta. «Prima di venire con te, potresti concedermi un ultimo desiderio? Sai, è la mia ultima notte su questa terra!» Il diavolo, divertito dalla richiesta, incrociò le braccia. «E cosa vorresti, Jack?» «Vorrei bere un'ultima birra, ma purtroppo non ho nemmeno una moneta. Potresti trasformarti in una moneta d'argento, così da permettermi di pagarla. Dopo giuro che verrò con te!» Il diavolo, sicuro di sé, decise di accontentarlo. Con un lampo di luce si trasformò in una scintillante moneta d'argento. Jack, rapido come un fulmine, prese la moneta e la infilò nel suo portamonete accanto ad una piccola croce d'argento. Immediatamente il diavolo si accorse di essere stato intrappolato. «Jack, cosa hai fatto? Liberami! Liberami immediatamente!» Tuonò il diavolo intrappolato dalla magia della croce. «Oh, sarò felice di liberarti», rispose Jack con un sorriso furbo. «Ma solo se mi prometti che non reclamerai la mia anima per i prossimi 10 anni». Il diavolo, furioso ma senza scelta, accettò l'accordo. 10 anni, Jack! Poi verrò a prenderti!» E con ciò Jack liberò la moneta, permettendo al diavolo di tornare alla sua forma originale. 10 anni passarono in un lampo. Jack continuava con i suoi inganni e le sue bevute, finché una notte, sempre di Halloween, il diavolo si presentò di nuovo. «È giunta la tua ora, Jack!» disse il diavolo, e la sua voce ancora più minacciosa di prima. «Sì, sì, lo so!» rispose Jack, grattandosi la testa. «Ma potresti fare una cosa per me prima di andare? Vedi quell'albero lì? Ho sempre desiderato una mela da quel ramo alto, ma non ci sono mai riuscito. Potresti arrampicarti e prendermene una?» Il diavolo, impaziente di concludere, salì sull'albero, ma mentre era tra i rami, Jack prese un coltello e incise una croce sul tronco. Ancora una volta il diavolo si trovò intrappolato. «Jack! Di nuovo! Liberami subito!» ruggì il diavolo. Jack sorrise soddisfatto. «Questa volta ti libererò solo se prometti che non prenderai mai mai in più la mia anima!» Il diavolo, esasperato e sconfitto, acconsentì. «Non reclamerò mai più la tua anima, Jack! Ora liberami!» Con quel giuramento Jack lasciò andare il diavolo, che scomparve tra un fumo nero giurando vendetta. Gli anni passarono e alla fine Jack morì. Ma quando si presentò alle porte del paradiso, San Pietro lo guardò scuotendo la testa. «Non puoi entrare qui, Jack, no. Hai vissuto una vita di inganni e di peccati». Così Jack, sconsolato, si recò all'inferno. Ma quando si trovò davanti al diavolo, quest'ultimo lo respinse con un ghigno. «Non puoi entrare nemmeno qui, Jack! Ho promesso che non avrei mai reclamato la tua anima e intendo mantenere la mia parola». «Ma allora, dove devo andare?» chiese Jack disperato.
Il diavolo, divertito dal destino di Jack, prese un tizzone ardente dall'inferno e glielo lanciò. «Vagabonda nel buio, per l'eternità!» «Ma prendi questo, così non sarai completamente cieco». Jack, senza un luogo dove andare, prese il tizzone e scavò una rapa, creando una lanterna per illuminare il suo cammino. Da allora vaga senza meta, condannato a camminare tra i mondi dei vivi e dei morti, con la sua lanterna fioca a fargli luce. Nel villaggio la gente cominciò a chiamarlo Jack O'Lantern e per tenere lontano il suo spirito inquieto iniziarono a intagliare volti spaventosi nelle rape e successivamente nelle zucche, mettendo all'interno delle candele. Così ogni notte di Halloween le lanterne di Jack illuminavano le case, tenendo lontani gli spiriti erranti e commemorando la leggenda del furbo Jack, che riuscì a ingannare persino il diavolo.